Sullo schermo sono i ritratti del rabbino di Genova e di sua moglie Wanda Abenheim, sorella di Carlo Abenheim, il padre di Umberto. Allora gli chiediamo di raccontarci come il padre Carlo è riuscito a salvare i loro due figli, Emanuele e Raffaele Pacifici. Faccio una premessa. Questa aula mi ricorda alcuni anni fa la presenza di un figlio di Dante, di Riccardo, che era Emanuele Pacifici. Emanuele Pacifici che girava un po' tutta l'Italia presso le scuole per portare la sua testimonianza. Emanuele era anche diciamo il rappresentante del Vegliate da Scena in Italia, e fu proprio lui, la storia che raccontava Carlo Antonino di questo ragazzo Christian Gardella, che si interessò della storia, una storia molto, molto triste, la morte di questo ragazzo, e fece piantare un ulivo di Gerusalemme qui vicino a noi in ricordo di Christian Gardella. Diciamo adesso che il ruolo che ebbe mio padre nella salvezza dei figli di Riccardo Pacifici e di Wanda Abenheim. Dovete sapere che siamo nel novembre del 1943 e tutti gli ebrei sono ricercati. Anche mio padre è ricercato nella città di Torino, dove lavorava, e ricercato anche a Pisa, dove aveva la casa natale. Tutta la famiglia si era riunita in Toscana e solamente il rabbino Riccardo Pacifici rimase al suo posto e poi purtroppo fu catturato e finì ad Auschwitz e fu selezionato subito per essere gasato e bruciato. Mio padre, che era diventato il capofamiglia in quanto il nonno Umberto era morto nel 1940, si prese l'impegno di poter cercare un rifugio per la sorella Wanda e per i due suoi figli, Emanuele e Raffaele. E grazie a, appunto, dei giusti tra le nazioni che sono stati nominati precedentemente, in particolar modo il cardinale di Firenze, Elia Della Costa, che è stato fatto giusto tra le nazioni nel 2012 alla sua memoria, e grazie anche al giusto tra le nazioni Don Leto Casini, parroco di Varlungo, mio padre ebbe ad avere un elenco di istituti religiosi e di conventi dove poter portare la sorella e i nipoti. Fu un viaggio molto drammatico, perché da nottetempo mio padre lasciò la madre in un paesino vicino a Calci, vicino a Pisa, e poi si incamminarono questa ragazza, questa donna con i suoi due bambini, e di nottetempo attraversarono l'Arno, non c'era i ponti, su un barcone. Presero un treno e arrivarono a Firenze, e poi la mattina cominciarono questa peregrinazione di istituto in istituto e ricevettero tanti no. Poi alla fine finalmente si aprì un portone, e fu quel portone di questo convento di suore missionarie di San Francesco, dette suore del Carmine, che era un convento di clausura, e la suora
Marta, che si chiamava Esther Busnelli, anch'essa giusta tra le nazioni, accolse mio padre e la sorella e i due bambini, ma disse che i due bambini non potevano essere accolti in questo convento in quanto il convento era di clausura e i bambini erano maschi. Quella notte riuscì a trattenere i due bambini e il bambino più piccolo rimase vicino alla madre mentre Emanuele dormì nell'atrio del convento. Mio padre in quella notte andò a dormire in un albergo di Firenze e la mattina mentre usciva alla reception dell'albergo c'erano le SS che controllavano l'elenco delle persone che erano nell'albergo. Mio padre si sentì raggelare e fu anche salutato da chi lo conosceva come signora Benheim. Sfortunatamente i nazisti forse erano distratti e mio padre si salvò la vita. Ritornò al convento di clausura, prese i due bambini, i suoi due nipoti, e li portò in un altro istituto, l'istituto di Santa Marta a Settignano, e anche qui fu accolto da una suora, non ricordo se non mi viene il nome, e questa suora che lo accolse e disse a mio padre che li avrebbe trattenuti, che gli avrebbe cambiato il nome da Pacifici in Pallini. Pacifici era un cognome ebraico, quindi il cognome veniva trasformato in Pallini. I due ragazzi avrebbero dovuto fingere di essere cattolici perché erano insieme ad altri ragazzi e che comunque la loro religione sarebbe stata rispettata. E fu così, perché Emanuele mi raccontò spesso che quando la sera la suora chiamava tutti i bambini vicino a lei, metteva una mano sul crocifisso e gli faceva baciare la mano per rispetto alla sua religione, e in più gli diceva di andare a letto a dormire e sotto le lenzuola di dire le sue preghiere. I due ragazzi si salvarono perché non furono scoperti, e c'è un particolare molto, molto commovente, perché quando gli alleati liberarono Firenze, fra queste truppe alleate c'era anche la brigata ebraica che faceva parte della brigata inglese, ed Emanuele un giorno fu incaricato di andare a prendere l'acqua per il convento dei secchi, e nell'uscire vide un soldato che distribuiva l'acqua, c'erano delle autobotti con l'acqua, e vide su questo camion e anche sulla spallina di questo soldato la stella ebraica, la stella classica ebraica. Emanuele era molto diffidente perché aveva avuto delle esperienze non belle a Casale Monferrato, e allora il primo giorno non lo guardò, ma non disse niente. Il secondo giorno però, di nascosto, vicino, si mise a recitare una preghiera ebraica, una delle preghiere, diciamo, fondamentali, principali del credo ebraico, che è lo Shema Israel, e mentre lo diceva in ebraico, il soldato se ne accorse, lo abbracciò e chiese alle suore di poterlo prendere, e effettivamente fu così, e Emanuele e Raffaele furono portati da questo soldato Elia Livingskipper, Elia sicuramente, fu portato a Roma, furono portati a Roma dai parenti, e anni dopo si reincontrarono in Israele.